giorno 3 ci siamo. È ora di rimettersi in sella. Intanto vi faccio vedere il mio albergo basico, però guardate che bella la vista di Bologna da qua, bellissimo. Ma non sono qua per farvi vedere la vista di Bologna, ma per leggervi una frase mitica di una grande innovatrice. Lei si chiama Rita Levi Montalcini, grandissima donna. Dice: ho perso la vista, molto l'udito. Alle conferenze non vedo le proiezioni e non sento bene. Ma penso più adesso di quando avevo 20 anni. Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo, io sono la mente. Rita Levi Montalcini quando aveva 100 anni. Ecco, se questa signora, grande donna della scienza, dice che conta più la mente del corpo, io me ne frego del dolore alle gambe. Vado avanti con la mente, vado avanti con la mente. Viva! Sono ripartito, direzione Pontecchio Marconi, la casa del grande Guglielmo, innovatore del wireless, nato nel 1874, grande, grande, grande innovatore. Adesso vi racconto tutto perché là c'è chi ne sa più di me. Però andiamo proprio a casa sua, dove ha fatto i primi esperimenti da giovinotto. A 100 metri all'intersezione svolta a destra su pista ciclabile. Niente, il navigatore ha deciso che oggi faccia il camel trophy, rischio di ammazzarmi con le borse. Ah, va bene. Guarda che bellezza. Rischio la vita. Guardate che bellezza che darà qua. Un posto bellissimo, ma ho sbagliato tutto. Sono sul riparo del fiume, è fangosissimo. Sto rischiando di cadere a ogni pedalata. Mannaggia, che sono in ritardo. Ah. Vabbè, mi aspetteranno, raga. La bicicletta è così. La bicicletta a volte è lentezza. L'avventura a volte è lentezza. A volte velocità, ipervelocità, a volte lentezza. Va bene così. Fatica. Sto arrivando a casa di Marconi. È su una collina, insomma, per lui lo faccio. È veramente uno dei più grandi geni della storia. Determinato, talentuoso, autodidatta, con uno sguardo al business. Grandissimo personaggio. E questa è casa sua. E questa è la collina dove fece i suoi primi esperimenti. Fondazione G. Marconi. Ehi ragazzi, qua siamo nel centro dell'innovazione. Quella è casa sua. Guardate. Che bellezza, ragazzi. Signore e signori, siamo a casa di Guglielmo Marconi. Qua. Vediamo se mi apre qualcuno. Prima ti sgrido perché mi hai dato della ritardatoria, non comprendi che ho tre figli. Barbara ha tre figli, due grandissimi e due femmine, sì. E poi un maschio di quasi 6 anni, quindi più piccolo delle mie, e quindi è giustificata. E adesso ti porto a conoscere un ragazzo, un bambino, un ragazzo davvero brillante, interessante. Brillante, l'ho appena definito grande genio, forse il più grande genio italiano. Siamo a casa sua, siamo a Villa Grifone. Siamo a casa sua, bellissima. Barbara è un'amica, ci conosciamo da 20 anni, è la direttrice di questo bellissimo museo che vi invito a visitare. Andate su Fondazione Marconi, guardate gli orari, scoprite. Ma adesso Barbara ci porta a casa di Guglielmo, dove fece i primi esperimenti. Nella, come si chiama? Stanza dei bachi, perché era la bigattiera, il luogo dove si coltivavano, allevavano i bachi da seta, e adesso ti porto appunto... Quindi, dai bachi da seta al wireless, bellissima storia. Andiamo, vai Barbara, accompagnami. Vai. Eccoci qua, stanza dei bachi, laboratorio del giovane Marconi. Il sogno di diventare inventore fin da giovanissimo, e poi quei primi esperimenti da qui, da questa finestra. Vediamo. In cui lancia i primi segnali radiotelegrafici. Che emozione! All'aperto. Comunicazione. Sei lì, intanto io giro, tanto. Comunicazione punto a punto. Ci vedono ancora meglio. Certo, che permettono la comunicazione a punto a punto per qualsiasi, lui dice, corrispondente, cioè per cui veramente per qualsiasi persona. Pensavo proprio, possiamo dirlo, che siamo visti ieri sera, no? Alla presentazione del tuo libro in centro a Bologna. Cioè tu stai facendo tutto questo appunto con questa possibilità di essere liberissimo nella tua, in tutte le tue forme di comunicazione.
comunicazione di cui hai bisogno, ti colleghi con qualcuno. GPS, onde radio, con diretti Instagram, esatto. Ma la stessa telecamera che dialoga in Bluetooth con il mio computer, esatto. Scarica, esatto. È tutto wireless. E quindi lui non è che abbia assolutamente inventato tutto questo, no, ci mancherebbe, ma questa visione che è partita da qua e che porta avanti e sviluppa in 40 anni di carriera, c'è davvero tantissimo. Oh, non voglio dire Barbara, che comunque è una storica, ma lo dice l'Accademia di Stoccolma, cioè Guglielmo Marconi è stato un premio Nobel, certo. 1909. Primo premio Nobel nella materia in cui tu sei laureato, in fisica. Sì, sì. E quindi primo premio Nobel italiano. Anomalo. Anomalissimo. Perché? Tutti pensano perché non aveva un titolo di studio ufficiale, e invece no, poi nella vita premio Nobel, 16 laurea d'onore e tanto altro. Ma la vera ragione, leggendo i carteggi che portano appunto alla assegnazione del premio Nobel, è un'altra. Quello che non gli perdona il mondo scientifico dell'epoca è il suo fare impresa, essere così tanto dentro all'impresa. Ma infatti sia Edison che Marconi lo dicono espressamente, forse anche nel discorso del Nobel: io non sono qua per studiare, certo, i massimi sistemi, io voglio portare valore alla mia azienda, al mio mercato, che è una visione che noi italiani non comprendiamo ancora. No, tra l'altro all'epoca, giustissimo, e all'epoca comunque non apparteneva proprio alla comunità scientifica internazionale, certo. Allo stesso tempo anche questo dimostra che innovatore era, perché proprio lui da questo punto di vista, sì, 21 anni va via da qua, 22 brevetti, 23 la prima impresa, 27 anni a mezzo l'Atlantico, startup per eccellenza, e se ne frega, mi viene proprio da dire, di tutto questo, nonostante abbia, come dire, debba costruire relazioni su relazioni, se vuole i finanziamenti per poter fare quello che. Però ribadisco, è proprio uomo di imprese, ed è questo che nel 9 fa ancora storgere il naso a molti. Però allo stesso tempo la grandissima applicazione marittima in particolare, che permetteva, esatto, che dopo vediamo, di salvare tantissime vite umane in mare, è un elemento decisivo, un enorme merito per cui non si può non dare il premio. Telegraficamente, anzi radiotelegraficamente mi devi dire, perché è una cosa a cui tengo particolarmente. Io sempre dico nel mio podcast, ma anche nel mio libro, ma in generale quando giro per raccontare queste cose, che il contesto è fondamentale. Uno arriva qua e dice: cazzo, ma questo era isolato nel nulla, dov'è il contesto? Invece proprio tu, tra le poche o i pochi, avete di fatto emergere negli ultimi anni l'importanza del contesto in cui viveva la famiglia, ai rapporti anche se flebili con l'Accademia, Righi, le letture, no? tutte le riviste che lui leggeva. Radio telegraficamente, c'è una famiglia che sicuramente è benestante, e però è una famiglia in cui ogni centesimo va rendicontato, quindi non è che puoi permetterti di fare il sognatore, uno che si sogna di fare l'inventore a vita. Ma merlandese, assolutamente open-minded in maniera incredibile, e soprattutto le servirà tantissimo per le prime relazioni e le connessioni a Londra, e in particolar modo proprio a Londra. Poi c'è sicuramente questa sua enorme passione scientifica, che non è isolata, perché lui si abbona alla miglior rivista italiana del settore dell'elettricità, e da lì impara e viene a sapere tutto ciò che sta succedendo nel mondo. Quindi non è assolutamente isolato. Faceva parte della comunità scientifica, sì, magari non, sì, ne dialogava. Leggendola qua nella sua soffitta, nella pienissima campagna bolognese, ma è assolutamente connesso. Così. E poi dopo sì, l'altra cosa posso dire, qui si è investito sul talento, perché lui quando chiede di prendere lezioni private, sta studiando un po' da privatista, non chiede di prendere lezioni private in italiano, dove era un po' deboluccio, perché tra inglese e dialetto, insomma, ma chiede di prendere là dove è bravissimo. Chi lo fa, mi chiedo, chi lo fa? E quindi ecco che salta fuori Vincenzo Rosa, questo prof di fisica a Livorno, in un liceo di Livorno, da cui Marconi va, e riesce ad andare anche a fare delle chiacchierate con Augusto Righi, massimo esperto di elettromagnetismo qui a Bologna. Quindi isolato molto poco. Grande. Isolato quando si convince che tutto è fattibile, allora sì. Segretissimo, si lavora qua giorno e notte, no, e poi si va. L'innovazione è giusto un momento di intimità, di chiusura, di isolamento, ma poi apertura, poi torna analisi e sintesi, analisi e sintesi. Bellissimo. Grazie Barbara, da un luogo straordinario. Grazie. Guardate che gioiellini. Adesso poi vi presento un tecnico. Guardate che roba. Eccolo qua, c'è un signore. Avevo dovuto sapere che io una volta frequentavo solo signori come quello che vi sto per presentare, perché mi occupavo di radio. E c'è un'associazione, ci sono degli appassionati, dei grandi esperti di questo mondo, e qua abbiamo Renzo Piana, che è uno dei più grandi esperti, di conoscitori di tutto il mondo della radio, da Marconi fino ad arrivare al broadcasting, quindi le radio che si tenevano in casa.
E Renzo, buongiorno, ciao. Buongiorno, ciao. Ci fa vedere una cosa speciale perché è stato ricostruito qua una stazione radiotelegrafica da nave. Esatto. Credo che potrebbe essere assimilata a quella che c'era sul Titanic. Esatto. E di qualche anno prima, dell'inizio del Novecento, proprio questa. E Renzo ce la fa vedere in funzione. Andiamo? Andiamo. Renzo, innanzitutto, no, quanto ami Marconi? Da 1 a 100? 99. L'uno che ti rimane lo lascia l'altro. Andiamo a vedere questa stazione radiotelegrafica, per essere pop dico tipo Titanic. Guardate che meraviglia. Guardate che roba. Questa è una stazione navale di inizio del Novecento, proprio i primissimi anni del Novecento. Qua si trasmetteva e si riceveva? Certo. Infatti, il trasmettitore qual è? Il trasmettitore praticamente è il rocchetto di Runkov come alimentatore, fornitore dell'energia necessaria e l'oscillatore di Hertz. Poi in questo caso viene anche aggiunta, accordato, viene anche aggiunta la sintonia. Vedete qual è il ricevitore? Questo è la stampante Morse. Sì. E lì dentro c'è il coiler. Addirittura questo ha già anche la sintonia. Dai. Vuoi vederlo? Sì, la cosa che piace a tutti sono le scintille. Facciamo vedere i scintilloni. Il pannello di alimentazione. Vai. Alimentiamo il rocchetto. Lo scaricatore. Tasto Morse. Cosa hai mandato? Tre punti? SOS. Tre punti, tre linee, tre punti. SOS. E qua c'è anche la parte sintonica, e se vogliamo vedere una curiosità, vediamo la differenza in trasmissione fra il circuito non accordato e il circuito accordato. Suona meglio, il segnale arrivava molto più distante, e in più queste frequenze cominciavano ad essere messe su una strada ben precisa. Non... Allora, è una cosa che si sa poco, anche chi ha visto Titanic, sì. Film di DiCaprio, così lo sa poco, eccolo qua. Ma quante persone vennero salvate grazie al fatto che sulla nave c'era un telegrafista, un marconista. E la curiosità è che questi strumenti venivano noleggiati dalla compagnia Marconi alle compagnie navali, non venduti. E anche il modernissimo. Anche il personale, i marconisti, erano alle dipendenze della compagnia Marconi, no? Forniva un servizio. Fino a 800 prima 900, cioè non era un prodotto, ma era un servizio. Guardate ragazzi, questo è di una modernità, di una contemporaneità. Io sarei con Renzo tutto il giorno, anzi forse ci sto, lascio andare qualcun altro in bicicletta, però voi tornate perché tu lavori qua, sì, insieme a Barbara, quindi potete... E facciamo delle visite che per gli appassionati sono fantastiche. Dai, appassionati e non, bambini, ragazzini, start-up, venite qua a rendere in qualche modo, a celebrare questo grande personaggio, a incontrare Renzo e Barbara perché ne vale veramente la pena. Poi siete in un posto bellissimo, quindi si può anche fare una scampagnata. Grande Renzo, grande. A casa. Grande, che bellezza, che passione che hanno queste persone per la scienza, per la storia, per tutto quello che nel tempo ha cambiato la nostra evoluzione culturale. Viva, viva Marconi. Andiamo alla prossima tappa, vado a Pianoro, mi prendo il treno, scavalco un po' gli Appennini perché la bicicletta pesa e poi scendo verso Prato. Viva. Sono in mega ritardo. Non mi fido più del navigatore perché mi sta facendo fare delle strade. Viene ricalcolato. Ricalcola. Mi sta facendo fare delle strade sterrate. Ieri ha piovuto a Bologna, in tutta la zona, sugli Appennini, quindi rischio veramente di farmi del male. Prima sono scivolato, mi sono sporcato tutto. Continua a dirmi di tornare indietro, ma io non l'ascolto. Naturalmente iniziano le salite. Inizia l'Appennino e quindi tutto si rallenterà e io sarò sempre più affaticato e i ritardi si accumuleranno, ma volevo la fatica. Eccola qua, arriva puntuale come una salita, non a caso salita e fatica fanno rima. Andiamoci. Ho l'impressione che quella sia la mia morte. Ho davvero paura. Sono piantato. Piantato. Qui è veramente ardua.
Roba da matti, davvero. Non avete idea quanto pesi il bagaglio quando sei in salita. Vuoi portare su un macigno. In pianura non te ne accorgi. Madonna, guardate lì cosa mi aspetta. Non mi passa più. È tutta salita. Non ce la faccio. Raga, mi vergogno, ma non ce la faccio. Questa salita è troppo per me. Poi magari la gente mi ride dietro, i ciclisti veri. Però oh, questo è il mio stato fisico. Che fatica. Oh, muoio. Io dell'orografia fa che questa cosa sia finita. Non gliela faccio. Un'altra salita mi ammazza. No, ma poi voglio dire, si chiama pianoro. Uno immagina una roba in piano. Cioè guardate qua. Scusa, è tutta discesa adesso? Hai fatto solo salita tu? Grande. Ah, la discesa! Sembra di essere sempre. Oh, che bellezza, guardala! Tutta mia! La discesa, mi giro la telecamera se non cado! Continua! È tutta così! Non è quello. Vado dietro, vado dietro. Non parta, eh? Aspetti. Grazie. Sì, devo fare il biglietto, eh? Va bene, arrivo. Grazie. Infatti questa roba non la farò mai più. Salite e basta. Allora. Più la bici è veramente lercia. Tolto il casco, sono in una ciclabile tranquilla, sono quasi arrivato a Prato, insomma sono in Toscana e inizia la parte insomma importante della storia della scienza qua, eh. Qui abbiamo, giusto per fare un nome subito grosso, Galileo Galilei. Galileo Galilei è il fondatore della nostra disciplina della fisica, il metodo sperimentale. Poi certo Newton l'ha sviluppato, gli ha dato quel formalismo che tutti sappiamo, quello degli integrali, delle derivate, ma Galileo Galilei ebbe l'intuizione, quindi è un toscano, fiorentino, quindi andremo pisano, scusatemi, ma poi lavorò qua, in queste terre, tra Prato, Firenze, Pisa, insomma adesso andiamo lì, nel cuore dell'innovazione scientifica del tardo 500, primi 600. Un altro monumento di questa regione, della Toscana, è inutile dirlo, è il grande Leonardo da Vinci. Uomo incredibile, incredibile. Ha una visione del tutto. Io dico sempre che leggere i taccuini di Leonardo da Vinci, i famosi codici, è come guardare in una nostra cronologia sul web. Sono tutti questi collegamenti inaspettati, no? Presente quando clicchi sul link e vai in un altro sito che non c'entra niente con quello che stavi facendo 5 minuti prima, è un sapere spezzato, è un sapere linkato. Ecco, Leonardo da Vinci, oltre grande artista, la Gioconda, l'uomo vitruviano, la dama con l'ermellino, insomma, inutile dirlo, a parte che non sono un esperto di storia dell'arte, però insomma, lo conoscete per quello. Fu anche un prescienziato. In più passaggi lui dice: prima di farne regola generale, provalo più volte, 2 o 3 volte. Galileo, sempre da queste terre, qualche anno dopo avrebbe appunto detto che un esperimento
per tirar fuori una verità assoluta deve essere ripetuta infinite volte in più condizioni da diversi sperimentatori. Quindi Leonardo alla fine è maestro di Galileo, anche se Galileo probabilmente non l'ha mai letto. Prato, mancano 5,74 km. Andiamo. Scusate, per il centro vado bene di qua? Grazie. Ma sono arrivato a Prato, Alessandro Colombo e Francesca loro, Arena. Francesca Arena, loro lavorano a un'iniziativa, intanto camminiamo, guardate che bello la piazza di Prato, che bel Duomo. Ah, Francesca, Alessandro, eccoci. Che cos'è questo? Siete dei matti voi, fate il festival della Circular Economy. Esatto. Ma siete dei matti, cosa fate? Siete degli eretici. Esatto, andiamo contro... però quello che è l'economia circolare è una valida alternativa a quella che è l'economia lineare, che se vogliamo spiegare in maniera semplice sta tutto nel rifiuto, cioè quando noi consumiamo qualcosa il rifiuto lo buttiamo nella spazzatura, quell'atto di buttare la spazzatura al rifiuto ci deresponsabilizza, nel momento in cui entra nella spazzatura, a parte portarla poi alla scarica, però non è più nostro, non è più nostro problema, quindi tutta la progettazione di un prodotto e neanche una risorsa, quindi tutta la progettazione del prodotto fa sì che arrivi al momento in cui viene finito di essere consumato. Dopo diventa un problema della pubblica amministrazione, dopo diventa che però è un problema poi nostro alla fine. Se invece quello scarto lo facciamo diventare una risorsa, ragioniamo sullo scarto come una risorsa, allora lì si innesta quella circolarità che fa sì che l'economia non sia più... Tu sei un designer? Io sono un economista. Economista? Però... Francesca? Io sono producer in realtà di mondo di eventi. Credo la città migliore, non lo voglio dire perché sono di Prato. È molto, molto virtuosa. Economia circolare sia Prato. Grande, dai, ne parliamo... Con i tessuti, no? National Geographic ha dedicato una copertina a Marzo. Ne parliamo. National Geographic Mondo, Ma su, non su Prato, certo. C'è Prato in copertina. No, qui siamo nel bellico della Circular Economy. Esatto. Ne parliamo a pranzo, adesso volevo solo farvi vedere la piazza. Oh, sta scendendo il lubrificante, siamo a Prato, probabilmente ci ricolleghiamo da dentro tra un po'. No? Ce la facciamo. Andiamo dentro, lo devi prendere dentro loro. Questa è innovazione. Forse ha smesso di piovere, vediamo, c'è un ventaccio, perché dopo c'è cipollini, se ci mettiamo pure la pioggia diventa difficile. Allora, Valerio Barberis, come vi dicevo prima, Benedetta Spittieri, scusate, la mia memoria diventa con la fatica, sono due assessori del comune di Prato, due assessori, chiudetevi le orecchie, illuminati, per i pochi segnali che ho ricevuto da questo gruppetto di persone, e Alessandro Colombo, scusatemi, come vi dicevo, ho conosciuto per il mondo design. Allora, perché mi sono fermato a Prato? Perché sono passato da questa città? Perché mi ho partecipato a un bellissimo festival con l'assessore che parlava di una parola strana, circular economy. Valerio, che cavolo è la circular economy? Allora, non è rifiuti. Non è gestione dei rifiuti, la circular economy è un nuovo modello di produzione, anzi di design, quindi eco design, produzione dei prodotti, consumo, quindi anche nuovi modelli di comportamento. Quindi guardando le persone, progettisti, consumatori, industria. Progettisti, industria, e poi dopo c'è tutta la parte anche dei servizi della gestione dei rifiuti, ma che non sono più rifiuti, diventano materia prima seconda. È una circolarità, è una specie di metabolismo dei prodotti molto naturale che sostanzialmente fa sì che quello che viene prodotto prima di principio non smette mai di funzionare. Tu hai assessore urbanistica, ambiente, economia circolare. Ci sono altri comuni in Italia che hanno questa... Beh, quindi siamo proprio nell'innovazione. E qui c'è piove. L'innovazione che c'è stata, per esempio, nei processi industriali del meccano tessile in questa città è frutto del fare. Cioè, se c'è un problema in questa città, noi, o comunque l'identità del pratese è fare, trovare la soluzione, andare avanti, non ci si ferma di fronte al rifiuto. È lì, no, che scatta la molla dell'innovatore, secondo me. Cioè, di quello che non ha l'innovazione, ma che la trova nel quotidiano. Ma che la trova nel quotidiano, la trova nell'economia circolare, la trova nel problema... si trova una soluzione, tant'è che, per dire, uno degli esempi veri di economia circolare su questo territorio dal punto di vista delle politiche urbane è la gestione delle acque. Cioè, a Prato, quando si pose il tema della depurazione delle acque reflue
di un'industria tessile che insomma è una delle più inquinanti, perché c'è uno dei temi vero di uso di materia prima che è l'acqua e poi di inquinanti. Sono stato a Fez, tutta la depurazione in Marocco, tutta la depurazione. A Prato si diceva nel Novecento e la moda, il colore di moda dell'anno dopo si vedeva dal colore del Bisenzio. Quindi, ecco, trend. E quindi il fatto di aver costruito un sistema di depurazione prima delle aziende e poi di tutte le acque reflue delle aziende della città e di averlo fatto diventare un acquedotto industriale che ha un unico impianto. Questo è nel 1900? Questo è stato fatto negli anni 80. Sembra allora. 40 anni fa. Esatto, quando lascia. No, se... una cosa a cui tengo tantissimo e vorrei che dovremmo fare un programma solo su questo. Prato, oltre a avere i cinesi, che sono una comunità grossa, 20.000 persone, 25.000 persone, diceva l'assessore che ha 80 oltre 120 nazionalità, oltre e qui tutti a questo tavolo siamo convinti che la ricchezza che deriva dalla contaminazione di queste culture si rispecchia poi su questi processi. Quindi l'apertura fa parte dell'open innovation, no? L'apertura è un arricchimento, no? Perché tu vedi un bambino che mangia un piatto diverso dal tuo, al di là di che sia buono o cattivo, però dici, cavolo, ma quindi il panettone non è l'unico dolce di Natale, non è come dire a relativizzare, no? E questo relativizzare è un'operazione fondamentale per innovare, altrimenti continui a parlare di te stesso. Beh, nelle nostre scuole questo viene un fatto, diciamo. Scusa, ma tu fai innovazione, poi sviluppo economico, bilancio e personale. Lavorate tanto insieme voi? Moltissimo. Sì, sì. Anche perché quello stiamo provando a fare in modo provando a fare innovazione anche dentro la pubblica amministrazione è quello di fare politica integrata. Quindi anche le deleghe urbanistiche, ambiente, economia circolare è perché non c'è nessuna differenza, ma la stessa cosa la stiamo facendo. Quindi, e con la bene ci mettiamo anche innovazione, sviluppo economico, agenda digitale e quindi tutto quello che riguarda le imprese oltre ai cittadini e i servizi. Quindi provare a dare sarei qua a mangiare, a parte che si mangia pure bisogna tenerli fermi. Allora io devo scappare. No, infatti no, a che venuti la paternità, come sapete, non conta. Però dove è nata l'idea del festival della circular economy? In una tavolata così? È venuto fuori perché l'origine nasce perché a un certo punto viene fatta la proposta di fare un festival del vintage a Prato. E allora guardandoci il vintage, ma anche bene, no. Perché a Prato ci mancherebbe. Però ecco, non ci sembrava una visione del futuro, ci sembrava una roba. Va benissimo, perché tra l'altro sui mercati del vintage, diciamo, dell'economia circolare c'ha un suo però non ha respiro, e noi l'abbiamo trasformato in questa cosa, anche per dargli una prospettiva di posizionamento strategico della città. Cioè, quindi è un festival dell'economia circolare che parla di Prato, ma parla dei suoi comparti economici, distretti. Qui viene fatto un sacco di economia collaborativa, tutto quello che è il terzo settore e come... In più, con gli altri distretti circolari della Toscana, Santa Croce, il distretto della Concia, il distretto della carta... Ma poi è bello che il festival usa anche forme che non sono per forza il dialogo, il talk. L'anno scorso abbiamo fatto Blob ad aprire i generati, gli scarti della televisione che rigenerano... Proprio adesso fate una roba da radio, dicevate, no? Sì. Allora, dove vi trovano i nostri ascoltatori, videoproiettori, video... Il festival si chiama Reco, con l'accento, Reco Festival. Ora rinizieremo con i contenuti, quindi seguiteci, anche se non ci seguite live, assolutamente, è una piattaforma. Reco Festival. Il 6 di novembre saremo fisicamente a Prato, con tutte le situazioni del caso, ma con tanta energia, e ci vediamo da qualche parte. L'Italia che ce la fa. Meritano la bandierina dei fucking genius, ok? Per la bandierina, vai. Grazie. Bravi.